Grazie, grazie a tutti di essere presenti. A me il compito di riprendere i lavori e di portare, diciamo, tutti voi verso l'intervento più atteso, che sarà ovviamente quello del colonnello Venegaso, che è Cristiano Ronaldo della giornata. Quindi lo attendiamo con impazienza. Io introduco questo tema dal punto di vista del rischio e dal punto di vista di quello che la nuova normativa può portare alle strutture sanitarie e anche ai medici, ma soprattutto ai pazienti. Sono passati 20 anni da quel 1997 in cui fu introdotto per la prima volta in Italia il codice della privacy. Ci ricordiamo tutti, in quei giorni iniziavamo a firmare fogli uno dietro l'altro per le nostre bollette, le nostre utenze, le nostre coperture assicurative, e tutti ci dicevano: è la privacy, firmi qui, non si preoccupi, non legga niente, tanto perde solo tempo. Andando avanti così negli anni abbiamo trasformato la privacy in un modello da adempiere, quindi tutti quanti abbiamo sottoscritto questi documenti consapevoli che qualcosa volevano dire, forse ci proteggevano, ma forse i nostri dati erano in mano a chiunque. Cos'è cambiato, a parte l'introduzione del regolamento europeo che è avvenuto nel 2016, 25 maggio, è semplicemente il termine ultimo della efficacia progressiva di questo regolamento? È cambiata la modalità con cui noi approcciamo l'intero sistema, sono cambiati i nostri modi di vivere e i nostri limiti di consumo. E in particolar modo è cresciuto l'uso di strumenti digitali e quindi una mole di dati incredibile. Io mi sono puntato 3 numeri: Google viene contattato ogni 60 secondi per 2 milioni di richieste, Facebook pubblica 41.000 post ogni secondo, le mail che noi spediamo sono 204 milioni ogni minuto nel mondo. 204 milioni. Quindi dati e mole di dati impressionanti. In mezzo a tutto questo il dato è una risorsa, non è un vincolo che dobbiamo temere, ma è una risorsa che deve essere gestita e protetta. E se questo dato diventa dato sanitario, probabilmente è ancora più meritevole l'attenzione che noi dobbiamo attuare per proteggerlo. Io, dal mio punto di vista, assimilo il rischio privacy a un rischio clinico, a una porzione di rischio clinico. Perché? Perché quando noi ci rendiamo nelle strutture sanitarie, tutti noi siamo pazienti e tutti noi potremmo esserlo, il nostro fine è la salute, il nostro fine è che la struttura sanitaria ci protegga. E infatti le strutture sanitarie nascono per quello, cioè prevenire le malattie e curare i malati, promuovendo attivamente il loro bene. È incredibile che in questo tipo di strutture il malato possa trovarsi in situazioni invece avverse. E questo può avvenire per mille modi, che sono quelle più note del rischio clinico, ma che potrebbero domani essere quelle della errata gestione e trattamento dei dati personali. Quindi la cyber security in sanità, che oggi è un tema estremamente dibattuto, diventa sostanzialmente una modalità per aumentare e migliorare le prestazioni sanitarie e la sicurezza dei pazienti. Il fine ultimo, ricordiamoci sempre, è infatti la salute. E quindi pensiamo a quell'asta italiana vittima di CryptoLocker, è stato il primo caso l'anno scorso. Cos'è successo? Che dei pirati informatici hanno aggredito la struttura sanitaria, i server della struttura, e hanno blindato questi dati. Non li hanno portati via, non li hanno cancellati, ma li hanno criptati. E criptando questi dati hanno evitato alla struttura di poterli utilizzare. Quindi questo fenomeno e questo tipo di attacchi potrebbero essere frequenti, e sempre più frequenti, perché nel mondo i dati sanitari vengono subito dopo quelli finanziari, e vengono dopo perché permettono di
costruire l'identità delle persone, permettono di risalire ai dati delle persone e perché soprattutto gli interessi economici che ci sono nelle strutture sanitarie sono così importanti e così, diciamo, numerosi che alla fine potrei chiedere dei riscatti o potrei chiedere dei risarcimenti e dei danni economici se io paziente invece venissi danneggiato e queste informazioni circolassero. Come può il mercato assicurativo proteggere questi dati? Ci ha introdotto il dottor Franzi, presidente della nostra associazione dei broker italiani, ci ha introdotto dicendo che non è possibile assicurare le sanzioni per legge. Lo Stato ci dice che questo non si può fare. Però possiamo assicurare e possiamo proteggere una serie di attività e di rischi che sono connaturati all'utilizzo di questi dati e al rischio che questi vengano rubati o vengano danneggiati o vengano, siano vittime di attacchi informatici. Prima di tutto, sicuramente, possiamo proteggere quella che abbiamo definito la cyber estorsione, cioè furto e appropriatezza indebita di questi dati. Secondo, possiamo proteggere l'errore umano, perché non pensiamo solo agli attacchi informatici, pensiamo soprattutto all'errore umano che c'è in ogni settore e c'è soprattutto anche nella medicina. Quindi la struttura ospedaliera più virtuosa, più compliant al sistema informatico proposto dal garante e quindi adempia la normativa perfettamente, purtroppo un infermiere, una struttura amministrativa distratta in quel momento diffonde o gestisce erroneamente un dato sanitario. Questo può accadere, l'errore umano è un'altra facoltà che può verificarsi. Interruzioni di attività, quindi il mercato assicurativo può coprire il danno, la perdita di profitto derivante dall'interruzione di attività per tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato. Oppure può proteggere quelle che sono le perdite economiche derivanti dalla ricostruzione di sistemi, di archivi digitali, di piattaforme informatiche che la struttura ha. Quindi un'enorme massa di dati da dover ricostruire vuol dire un enorme impatto economico per chi opera nel dover ritrovare, rintracciare tutti i dati e rimetterli in ordine nel sistema. A parte questo, naturalmente, è possibile coprire anche le spese legali, cioè quegli importi e quelle cifre che la struttura si trovi a sborsare per difendersi civilmente e penalmente da eventuali richieste di risarcimento o denunce che ricevesse nell'ambito della sua attività per violazione dei dati o per appunto fenomeni di errori come abbiamo detto prima. In mezzo a tutto questo, una figura fondamentale diventa quella del DPO, che è il vero baluardo del sistema della privacy, ce ne parlerà sicuramente anche il nostro collega. E il DPO è una figura talmente importante che è stata meritevole da parte del mercato assicurativo di una tutela particolare, cioè quella della responsabilità civile del DPO, che è un argomento oggi all'ordine del giorno di tutti i broker e gli agenti assicurativi che stanno cercando appunto di fare la corsa a coprire i rischi professionali del DPO, così come è capitato in passato per altre figure, gli avvocati, i commercialisti e tanti altri di questo tipo. Io, sperando di essere rimasto nei tempi che mi sono stati concessi, vorrei concludere però con una riflessione che muove appunto dal principio iniziale di vicinanza tra il rischio informatico, tra il rischio di violazione dei dati e quindi il nuovo regolamento e il rischio clinico. Cioè, una riflessione se non ci sia anche il rischio che nel momento in cui il paziente si trovi in contenzioso con la struttura sanitaria possa utilizzare ogni arma possibile e quindi probabilmente andare a valutare anche come è stato gestito il suo dato informatico, quindi il suo fascicolo sanitario elettronico piuttosto che la sua posizione, per aumentare o avere qualche arma in più nel contenzioso che magari muove da una insoddisfazione personale del cliente o del paziente nella prestazione che gli è stata fornita. Quindi anche questo aspetto probabilmente è meritevole di tutela ed è un argomento che è extra regolamento, ma sicuramente potrà avvenire anche perché magari sollecitato da qualche avvocato zelante.
Vi ringrazio intanto per la partecipazione di nuovo e lascio la parola agli altri.